Nella videoguida di oggi vi parliamo dell'edicola presente sulla piattaforma di prestito digitale Media Library Online che il Centro Servizi Culturali di Macomer mette a disposizione dei propri utenti. Vi ricordiamo che per richiedere le credenziali di accesso alla piattaforma è sufficiente mandare una mail a csc.prestitodigitale@libero.it. Nell'edicola MLOL sono presenti oltre 7.000 giornali da tutto il mondo, consultabili ogni giorno in versione digitale. Stiamo parlando di grandi quotidiani nazionali e internazionali, ma anche di riviste di larga diffusione. Ci sono due modalità per accedere ai contenuti in piattaforma: tramite browser sul proprio computer oppure scaricando l'app dedicata che si chiama Press Reader da tablet o smartphone. Attenzione, i quotidiani italiani La Stampa, La Repubblica e Il Sole 24 Ore non fanno parte dell'offerta Press Reader. Per cercare una pubblicazione di vostro interesse, utilizzate il box di ricerca presente in home page una volta effettuato il login alla piattaforma MLOL, oppure sfogliate la sezione edicola. Per iniziare la lettura di un giornale, cliccate sul pulsante Sfoglia. Si aprirà così l'aggregatore di contenuti Press Reader che consente la visualizzazione delle pubblicazioni all'interno della piattaforma MLOL. Potete scegliere di leggere i giornali in modalità pagina o in modalità solo testo utilizzando gli appositi comandi presenti. Altri comandi avanzati permettono addirittura l'ascolto degli audio e quindi la lettura fatta da speaker degli articoli presenti eventualmente nella pubblicazione selezionata. Parliamo adesso dell'app dedicata Press Reader. Per poter sincronizzare i contenuti visualizzati tramite browser sul PC e poterli leggere anche sull'app dai dispositivi mobili, e scaricarli e leggerli anche in modalità offline, bisogna autorizzare l'app che si scaricherà sul dispositivo mobile con le stesse credenziali che avrete utilizzato per l'accesso alla piattaforma da PC. I passaggi da compiere sono molto semplici e intuitivi, ma questo vi permetterà di avere gli stessi contenuti sui dispositivi che utilizzerete. Vi mostriamo adesso la schermata dell'app, dalla quale, per esempio, è possibile selezionare i contenuti in base alle vostre categorie di interesse oppure in base ai paesi o alle lingue. Vi ricordiamo che, infatti, la presenza di 80 paesi e delle relative pubblicazioni in piattaforma consentono di leggere un giornale americano come una pubblicazione di un paese arabo. Un'altra cosa che è fondamentale ricordare è che l'app Press Reader vi consente di accedere ai contenuti e di scaricarli per 7 giorni. Infatti, scaduti questi 7 giorni, sarà necessario farsi riconoscere nuovamente dal sistema e effettuare un nuovo accesso alla piattaforma MLOL da browser. Questo è tutto, vi auguriamo buona lettura.